Siamo qui oggi alla presentazione del 16° rapporto sulle politiche della cronicità. Molti atti, però pochi fatti. Poco è cambiato nella vita quotidiana delle persone malate, con malattie croniche o malattie rare. Sì, esattamente. E i problemi che le associazioni pazienti ci segnalano da anni continuano ad essere tutti sul tavolo, dal ritardo nella diagnosi piuttosto che integrazione ospedale-territorio, l'approccio multidimensionale e multiprofessionale del team che prende in carico le cronicità, l'assistenza farmaceutica molto eterogenea sul territorio con i tempi di accesso molto lunghi, piuttosto diversificati da regione a regione e le spese che i cittadini continuano a sostenere di tasca propria sia per l'assistenza farmaceutica ma anche per le RSA, le badanti, supporto psicologico e così via. Sono tutti problemi che stanno lì. Nel frattempo sono intervenute molte norme, dal Piano Nazionale della Cronicità ai nuovi LEA e tante altre provvedimenti di carattere nazionale, ma questi provvedimenti che sono sulla carta hanno difficoltà ad entrare nelle case delle persone. Quindi di fatto la produzione normativa non cambia la realtà dei pazienti. Su questo noi dobbiamo concentrarci molto, cittadini, professionisti, istituzioni nazionali e regionali, perché altrimenti si incrina il rapporto di fiducia che c'è tra paziente, professionista e Servizio Sanitario Nazionale, e questo non lo possiamo permettere. Il Piano Nazionale della Cronicità a 20 mesi dalla sua approvazione è stato adottato soltanto da 5 regioni. La regione Piemonte è in corso di approvazione, la provincia di Bolzano allo stesso modo, ma si procede con tempistiche troppo lente e in modalità troppo eterogenee. Le regioni devono fare di più e meglio per prendere in carico le cronicità, che sono una emergenza di salute pubblica ma sono anche una priorità per la sostenibilità economica del Servizio Sanitario Nazionale. Io la chiamo sempre la vera spending review che il nostro paese può mettere in campo, perché prendere in carico le cronicità vuol dire rivedere i modelli organizzativi ma rivedere in modo più efficiente la spesa.